Buonasera a tutti e soprattutto vi ringraziamo tanto, io soltanto come padrona di casa in qualche modo, visto che sono la Presidente del Madre, ma credo che tutti gli organizzatori del Festival di Storia sono molto grati, perché tutti questi incontri hanno avuto grande successo di pubblico e di attenzione e quindi siamo tutti molto contenti. Si chiudono gli incontri qui del Madre oggi con la presenza di Jeffrey Schnapp, che ho il compito gravoso, devo dire la verità, di presentare. È gravoso perché Jeffrey è una personalità poliedrica con moltissime attività, è statunitense, vive a New York e nonostante stia lavorando per noi, per il Madre, per un progetto molto interessante di cui vi racconterò brevissimamente alla fine, non vi preoccupate, toglierò pochissimo tempo a Jeffrey, non ci eravamo mai visti perché a causa della pandemia ci siamo visti sempre soltanto online. Lui di formazione, e questo ha stupito anche me, è un filologo romanzo e ha al suo attivo tantissimi studi e libri anche sulla storia e storia dell'arte e storia della letteratura medievale, da Dante a Virgilio a tanti altri argomenti, però in realtà la sua specializzazione, e soprattutto mi pare in questi ultimi anni, che forse non è neanche una specializzazione ma è una sorta di quadro complessivo entro cui immettere le sue competenze più specifiche, è quello delle digital humanities, settore anche oggi in Italia in grandissima, che riscuote tantissimo successo ma ancora con pochi esempi concreti di realizzazione, ma è un esperto anche di design, di curatela vera e propria, e soprattutto ha un profilo accademico molto serrato. È stato professore a Stanford, è stato professore ad Harvard e soprattutto ha creato un dipartimento al Beckman Center for Internet and Society, all'interno del quale ha fondato il famoso Meta Lab, che è una sorta di fonderia di idee, laboratorio di design, studio di produzione. Jeffrey è anche, già ve l'ho detto prima, molto prolifico, ha fatto più di 25 libri e soprattutto qui mi avvicino al tema che lui ha scelto di presentare qui al festival, che è quello praticamente il tema del futuro, della velocità, ma di questo lascio tutto il compito a lui di spiegarvi ancora meglio, ma come curiosità vi dico anche che lui ha una collaborazione in atto in questo momento, e poi Jeffrey ti pregherò di spiegare a tutti ma anche a me in che cosa brevemente consiste, con la Piaggio, con la parte americana della Piaggio, e quindi lavora sulle nuove forme e sui nuovi design della mobilità urbana. Ma vengo al tema del progetto che ha curato per noi al Madre. Credo che questo sia un po' il mio compito anche qui, perché oltre a presentare lui, che forse ha bisogno di poche presentazioni, è interessante capire perché Jeffrey è stato chiamato, non quando ero io già presidente, perché io sono stata nominata soltanto più recentemente, ma nei mesi precedenti, per un progetto molto innovativo di formazione. Come ho detto ieri agli allievi che hanno seguito per oltre 8 mesi questo corso quasi esclusivamente online, e solo in questi ultimi 2-3 giorni hanno potuto finalmente realizzare un piccolo prodotto, un libro che testimonia della loro esperienza, io credo che il museo abbia dei compiti fondamentali. Non li enumererò qui per economia di tempo, ma tra questi sicuramente la formazione e l'educazione è uno dei
degli obiettivi fondamentali che un museo oggi si deve porre. E quindi io sono stata non solo contenta di trovare questo progetto già ideato e già partito, ma ho anche chiesto a Jeffrey di ideare sulla scorta del medesimo format attuato quest'anno, un progetto per il prossimo anno. Quindi Jeffrey resterà con noi al Madre. In due parole, proprio in due minuti, poi non so se Jeffrey riprenderà o meno questo discorso, vi dico in che cosa è consistito. Prima di tutto la selezione dei 25 giovani che hanno partecipato a questo corso di formazione che si chiamava Museo Futuro. Vedete che già il titolo ha a che vedere con il tema del Festival di Storia e anche con il tema che tratterà Jeffrey specificamente qui. E quindi era l'immaginazione, la prospettiva futura di un museo oggi. Uno degli aspetti già innovativi, come vi stavo dicendo prima, è stata la selezione dei giovani partecipanti, che non ha seguito un criterio univoco, come spesso si fa. I curatori, gli architetti, i grafici, coloro che si occupano di didattica. No, i vari profili professionali sono stati scelti in modo variegato, certamente sulla scorta delle esperienze precedenti e dei profili professionali. E proprio ieri che io li ho interrogati chiedendo loro di dire perché avevano partecipato a questo corso, ognuno di loro ha dato delle motivazioni abbastanza variegate, il che a me è sembrato un motivo di interesse e credo che il risultato che hanno ottenuto e che speriamo presto anche di poter in qualche modo comunicare anche a un pubblico più vasto sia proprio il frutto di questi punti di vista differenti, che in una società complessa come la nostra è un valore molto importante da perseguire. E dunque a questo punto io penso di aver detto tutto, mi auguro appunto di incontrarvi presto in tante altre iniziative qui al Madre e soprattutto mi seguo anche io desiderosa di sentire Jeffrey raccontarci del tema che appunto ho scelto, cioè l'antropologia della velocità. Grazie. Grazie a tutti voi e grazie soprattutto a Angela Tecce, la Presidente, per questa bella introduzione. Tornerò sull'argomento di Museo Futuro verso la fine di questa lezione, ma forse vi chiederete, siamo qui per un festival che si intitola Lezioni di Storia e sull'argomento dell'invenzione del futuro e invece io vi propongo una lezione di antropologia, per cui vorrei partire da una domanda, cioè cosa c'è in gioco con questo slittamento dalla storia all'antropologia, nel caso almeno della lezione che vorrei sviluppare stasera, ci sono due fattori fondamentali. Il primo è una questione di longue durée o di lunga durata, ossia una cornice storica che non corrisponde a quella tradizionale quando si parla di velocità. E il secondo fattore è un insieme di tesi non meno ampio, decisivi per il modo in cui la modernità si è trovata ad immaginare il suo futuro. Naturalmente il tema della velocità ci riporta ad alcuni magari dei luoghi comuni sull'epoca industriale dove tutto è stato in qualche modo sottoposto, interessato da un'accelerazione onnicomprensiva. Conosciamo alcuni dei settori più noti, tra cui per esempio tutti i campi della manifattura, dove pratiche artigianali multisecolari si sono stati trovati travolti con moltiplicazioni di 100 volte nella produttività in ogni settore. O si può pensare anche al settore magari quello più normativo per la storia dell'accelerazione che è avvenuta nell'Ottocento, quella dei trasporti, della mobilità, dal motore a vapore al motore a scoppio, e come queste nuove esperienze di mobilità corporea, anche mentale, hanno cioè modificato, creato questa sensazione quasi vertiginosa di compressione tempo-spazio. O poi per passare proprio al campo della comunicazione, nei mezzi di informazione
proprio la sensazione di questa crescita vertiginosa del ritmo delle comunicazioni che hanno alimentato nuovi schemi mentali, nuovi modelli di comunicazione, di semiotica, delle paure, delle ansie su la saturazione dell'informazione, un tema anche dei nostri tempi, e poi tante polemiche su nuovi stati di coscienza, nuove psicopatologie. Cioè questa cornice è una cornice che credo che di solito a cui pensiamo quando parliamo della storia della velocità. Questa è la versione normativa. Qui come esempio di un soggetto sovrano tipico del primo, in questo caso, Novecento, vediamo Napoleone Bonaparte, che è la perfetta incarnazione di questa nuova situazione, dove vediamo che è costretto a praticare il multitasking per gestire il suo impero. Cioè questa non è solo una idea che corrisponde alla nostra situazione, a cui tornerò, ma fa già parte di un immaginario che si stava formulando durante la sua epoca. Vabbè, al volgere del XX secolo tutte queste accelerazioni avrebbero preso la forma di un'equivalenza, e questa equivalenza con cui sono partito qui, tra modernità e industriale velocità, che è un concetto, un'equazione che si trova nella sua espressione classica in documenti celebri come il Manifesto del Futurismo, che sicuramente conoscete tutti. Cioè, che proclama, per esempio, che la magnificenza del mondo sia arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Marinetti prosegue: un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo è più bello della vittoria di Samotracia. E Marinetti, con il suo tipico fiuto per l'iperbole, andrà avanti per diversi decenni a proclamare questa opposizione come una guerra di fede, no? Cioè, per dirla con lui, tra due religioni morali, come proclama in questo particolare manifesto, o formulato altrimenti tra passatismo e futurismo, due ismi. Ma è qui che c'è un problema, un piccolo problema, che tra l'altro Marinetti doveva essere perfettamente cosciente di questo problema, perché aveva una formazione classica, ha studiato al liceo classico francese di Alessandria d'Egitto. Il problema è questo, che la Nike di Samotracia è tutt'altro che lenta, cioè anzi sarebbe più giusto considerarla come la grande concorrente dell'automobile da corsa. Cioè, per quanto l'Ottocento l'avesse messa al sicuro sullo scalone principale del Louvre e ne avesse fatto l'oggetto di venerazione passatista, cioè la Nike restava l'auriga celeste che scendeva dal cielo a concedere una vittoria navale, ossia era l'incarnazione stessa di una velocità eternamente presente, per come l'idea era concepita in epoca preindustriale. Beh, la storiografia della velocità naturalmente ha da tempo abbandonato ogni trionfalismo marinettiano, eppure proprio come le interpretazioni giornalistiche oggi della tecnologia che leggiamo sui quotidiani, si è consolidata una predisposizione all'adozione di schemi che io chiamerei tecnodeterministici, schemi che danno erroneamente per scontato che la cultura vada sempre al traino delle innovazioni tecnologiche. Altrettanto spesso queste forme di storiografia accettano in modo troppo acritico, a mio parere, l'idea secondo cui la storia della velocità riguardi soltanto l'era meccanica o l'era industriale, come detto, e talvolta si dimostrano poco immuni alla tentazione di prendere alla lettera il mantra della Silicon Valley, che sicuramente voi conoscete tutti, cioè la formula "questo cambia tutto", "this changes everything", cioè almeno attribuita a Steve Jobs. E una volta si tratta della robotica, che è il settore dove lavoro con la Piaggio a Boston, un'altra della intelligenza artificiale, machine learning. A differenza di queste storie, un'antropologia della velocità, per come almeno io la intendo, si definisce a partire da
5 punti fondamentali. L'idea che cultura e tecnologia si plasmano reciprocamente, cioè è in maniera bidirezionale. L'idea che lungi dall'essere un portato dell'epoca industriale, la velocità, tanto reale quanto immaginata, ha giocato un ruolo decisivo per le civiltà umane dall'inizio dei tempi. L'idea che l'epopea dell'infinita accelerazione codificata nell'Ottocento, diffusa dal futurismo e perfezionata nel corso del XX secolo, si trova in crisi da circa mezzo secolo, con i suoi sogni di espansione limitata che crollano sotto il peso di un ingorgo globale e dalla crescente consapevolezza delle relative conseguenze climatiche. L'idea che il moto accelerato del corpo e della mente, la dimensione ossia esterna e quella interna delle storie della velocità, sono state fino a poco tempo due lati della stessa medaglia. Da tempo immemorabile, ogni tecnologia che abbia a che fare con la mobilità somatica, la mobilità fisica dei corpi è sempre stata una tecnologia dell'informazione, in grado di condizionare lo sviluppo di capacità cognitive, percettuali, nella mente umana, e anche alla rovescia, direi. E infine l'idea che questo legame tra corpo e mente si stia gradualmente spezzando nel corso dell'ultimo mezzo secolo, ossia che è stato raggiunto un limite dagli anni 70 in poi, fissiamo quello come punto di partenza almeno, la velocità con cui gli esseri umani hanno circolato per il mondo è in calo o si è fermata, e solo sono le velocità mentali, le velocità cognitive che hanno continuato a crescere, spinte dall'ubiquità di reti di comunicazione e di dispositivi connessi 24 ore al giorno. E con questa dimensione di futuro, che poi è anche il presente con cui un progetto come Museo Futuro si confronta all'interno della sfera culturale, che concluderò il mio discorso di oggi. Un futuro in cui una complessiva decelerazione della civiltà si accompagna a nuove sfide cognitive, così come a nuove opportunità. 5 istantanee storiche prese da questa che ho chiamato l'antropologia della velocità. 5 istantanee, ciascuna in grado di dare un esempio dei punti appena delineati, ci faranno da ponte verso questo orizzonte futuro presente. E vorrei partire da una istantanea che porta come titolo Ellenici irrequieti. Allora, la storia della cultura occidentale inizia con un'esplosione di iperattività nel nome di Pericle. Nel V secolo a.C., il secolo della costruzione dell'Acropoli, un secolo di eccezionale prosperità per il commercio greco con traffici che brulicano ovunque verso Oriente, il secolo che è anche quello di Sofocle, tra tante figure importanti. In questo tempo c'è una parola al centro di un acceso dibattito, polipragmosine, forse una parola che non usate di frequente. Infatti è una parola intraducibile, ma la si può dividere nelle sue due parti. La prima parte non è problematica, il prefisso poli, come sapete tutti, ovviamente significa multipla. Però pragmosine non esiste come parola isolata, non è un sostantivo per conto suo, però prende il suo significato dalla parola pragma o praxis, no? Pratica, azione soprattutto spinto dalla curiosità. E quindi polipragmosine si riferisce ad un proliferare di azioni o simultanee o in sequenza. Si potrebbe tradurre, però ci sono mille traduzioni, come polifunzionalità, cioè una specie di multitasking, se volete. E in un celebre passaggio della sua storia dell'età di Pericle, Tucidide colloca l'idea di polipragmosine al centro dell'identità ateniese. A differenza dei popoli con cui gli ateniesi erano costantemente in guerra, come gli apragmatici spartani e corinzi,
la descrizione di Tucidide stesso. Gli ateniesi si dimostrano ardimentosi, al di sopra delle forze, arrischievoli più di quel che si erano prefissi, godono pochissimi di ciò che hanno, intenti sempre ad accrescerlo, credono festa di non essere altro che far quel che occorre e maggior disgrazia l'ozio inoperoso che la travagliosa occupazione. E questo ritratto va avanti per un centinaio di righe e richiama i toni adottati dallo stesso Pericle nella sua famosa orazione funebre, dove denuncia l'individuo inutile, appragmatico, perché inattivo, cioè incapace di far fronte alle responsabilità del buon cittadino. Gli ideali della curiosità, l'irrequietudine fisica e mentale, la capacità di muoversi rapidamente, sono tutte qualità associate alla celebrazione dell'imperialismo ateniese, un carattere che contiene in sé un ideale di equilibrio fra iperattività spirituale e corporea, e che si esprime nella centralità dell'aspetto atletico, dell'inclinazione per l'impresa militare e nella partecipazione attiva alla vita del foro. E questo equilibrio che è incarnato dallo stesso Pericle, olimpicamente distaccato ma coinvolto in ogni particolare della vita della sua polis, della sua città. Come ha detto molto bene William Arrowsmith, la polipragmosine come ideale pericleo è ispirata da nient'altro che dalla divina insoddisfazione dell'uomo per la propria condizione e del desiderio di occupare la posizione somma, ossia di essere Dio, cito Arrowsmith. Ma la polipragmosine aveva i suoi nemici, nemici che sarebbero diventati sempre più numerosi nei decenni successivi. E questi nemici non erano i nemici militari dei greci, anzi, no, sono alcuni dei nomi più noti della tradizione greca, come Socrate e per esempio Plutarco, e con loro la parola polipragmosine finì per essere associata non soltanto alla guerra, ma anche alla litigiosità, al pettegolezzo, alle faziosità politiche. E all'origine di questa mutazione c'era stato un cambiamento prodotto dallo scontro nella cultura greco-romana tra l'etica del polipragmatismo e quella di contromodelli morali costruiti invece intorno alla centralità di valori come la sofrosine, la moderazione, l'autogestione, l'autodisciplina, il controllo di sé, ossia ideali teoretici, potremmo dire, che prevedevano la subordinazione del corpo alla mente. E così, mentre la rapidità e l'iperattività erano stato al vertice della scala dei valori dei polipragmatisti, gli apragmatici li relegarono in fondo alla gerarchia, lasciandoli al margine della società antica. Passiamo ad una seconda istantanea, il punto di svolta. Ben prima che Pericle rendesse democratica la figura del corpo in costante movimento, facendone una qualità distintiva degli ateniesi, esisteva un ideale aristocratico che vedeva nella lotta, nell'agon, un ideale che aveva come banco di prova la prova di corsa e l'impegno in battaglia. Lo scopo della gara era lo stesso di quello della battaglia, l'aristea, non tanto la vittoria in sé, quanto la dimostrazione del valore nel momento in cui questo valore raggiunge il suo punto massimo, il momento in cui i migliori si manifestano come tali. Nell'epos omerico ogni battaglia è una gara e ogni gara è una scena di battaglia il cui scontro consiste nel confermare l'esistenza di una casta di esseri perfetti o almeno esseri di confine, insomma, che stanno sulla soglia tra il regno delle creature mortali e un Olimpo le cui stalle traboccano di Hippoi Athanatoi, sono i cavalli immortali degli dèi. E questo contesto in cui si inseriscono i giochi funebri in onore a Patroclo, che si svolgono sotto l'occhio di Achille Pie Veloce,
nel 23° libro dell'Iliade. E sono giochi che prevedono una intera gamma di competizioni marziali e atletiche, dal tiro all'arco, passando a diverse forme di lotta. Però secondo un principio che sarebbe rimasto valido per tutta l'antichità, il gradino più alto della scala di prestigio spettava a chi dimostrava velocità nella corsa e in particolare nelle più veloci delle corse, che erano quelli dei carri. Corse in cui, come forse alcuni di voi sapete, si utilizzavano dei carri a 2 cavalli e a 4 cavalli tipicamente. Biga e quadriga in latino, però c'erano anche dei triga, cioè delle carrozze a 3. E nella spettacolare sequenza che occupa più di 600 versi nel poema omerico, lo stadio teatro dell'esibizione atletica è un luogo squisitamente terreno. Si alza la povere, il sudore cola dalla fronte degli aurighi, anche dei destrieri, c'è un proliferare di vibrazioni, schianti, collisioni, i cuori palpitano, le menti corrono veloci. La vittoria richiede che si mantenga l'equilibrio fra la tecnica, la forza e la più odissiaca delle forme di intelligenza, l'astuzia, ossia vale a dire la rapidità di pensiero. Con l'astuzia l'auriga sconfigge l'auriga, dice Nestore al figlio Antiloco, che corre con cavalli inferiori a quello dei suoi concorrenti. Antiloco segue fedelmente i consigli del padre, arriva in secondo posto, che già non è male. E l'eleganza e il diritto di vantarsi non sono meno importanti della vittoria in questo contesto, in un mondo che apprezza l'amatore perché dà per scontato l'elitarismo dello sport stesso. E però la fibra così terrena del mondo di Omero non deve far dimenticare che gli dèi partecipano in ogni istante alle competizioni sportive. Nel caso di Omero, alcuni dei cavalli usati nelle corse sono diretti discendenti degli Hippoi Attanatoi e alcuni degli aurighi sono figli di unioni tra uomini e divinità. E soprattutto la pista stessa si presenta come un terreno sacro che ha il punto focale nel punto di svolta, singolo nell'ippodromo di Omero, doppio negli ippodromi in uso dopo di lui, fino al Circo Massimo e oltre. Tutto ruota intorno al punto di svolta, il Nissa, in greco o in latino meta. L'auriga svelto e sveglio gira stretto, tenendo d'occhio la meta, continua Nestore. Tiene il cavallo di sinistra in modo che vada a rasentare la meta, tanto che il mozzo della ruota dia l'impressione di sfiorarla, però senza toccare la pietra. Perché? Perché toccare la pietra voleva dire rischiare un naufragio, letteralmente. Cioè, come quello evocato 10 secoli dopo Omero da Sidonio. Una moltitudine di zampe finì nelle ruote e i 12 raggi furono inceppati finché un crepitio uscì da quegli spazi armati, saturi, e il giorno della ruota fece a pezzi gli zoccoli che erano rimasti intrappolati. Superato una volta nella corsa di Omero, 12 volte negli ippodromi greci, il punto della svolta era il luogo di massimo pericolo. Era la soglia tra la vita e la morte, tra la gloria e la disfatta, paradiso e inferno. Per addomesticare il punto di svolta, i greci pensarono di erigere la figura di un mostro alla fine del rettilineo prima del punto fatidico, forse questo l'avete visto nell'ultimo slide. Una statua dello spauracchio dei cavalli, il Tarachippus, l'equorum conturbator, è una bellissima invenzione questa, che aveva delle superfici lucide proprio per abbagliare i cavalli mentre si avvicinavano. Beh, molto doveva cambiare nel corso della storia per quanto riguardava le corse dei carri, mentre gli ideali omerici mescolavano tra loro agilità fisica e prontezza mentale,
i nuovi modelli di educazione, come abbiamo già anticipato, avrebbero riconosciuto invece la superiorità dell'intellettualismo. Il passaggio fu accompagnato da una democratizzazione della cultura del corpo e della professionalizzazione di pratiche sportive un tempo aristocratiche. Ma anche se la rilevanza sociale, il pubblico e l'architettura legata alle corse di carri erano cambiati nel corso dei secoli, i significati simbolici caratterizzavano un evento come questo, che caratterizzavano un evento come questo, sono rimasti gli stessi più o meno. Cioè la corsa continuava a essere dentro e fuori dal tempo, con la scena della competizione, il dromos che manteneva lo statuto di un terreno sacro, circondato da ogni parte da aurighi di aura olimpica o aurighi divini, nel circo massimo a fianco dei cavalli, dei cancelli di partenza, per esempio, si vedevano erme che alludevano al dio Hermes, il dio dei messaggeri, il corridore, ma anche un astuto ingannatore, certo. E nei pressi dell'arrivo sedevano le autorità. A Roma era l'imperatore seduto su un trono, dietro di cui c'era l'immagine di Apollo, l'auriga celeste. E il punto focale di tutti questi sguardi, sguardi umani e sguardi divini, resta il centro simbolico del terreno sacro, il punto di svolta. Nel circo massimo questo punto aveva la forma di tre coni di pietra su cui stavano delle uova dorate, che sono un'allusione ai dioscuri, che i protettori dell'ordine dei cavalieri nell'antica Roma. C'erano poi obelischi egizi a cui erano attribuiti significati magici lungo la spina centrale. E fin da lì, in podromi greci, il Nissa era anche una porta verso l'aldilà. Lo stesso si ripete nel contesto romano, dove sotto questi tre coni che fanno un'allusione a Conso, che è associato a Poseidone come protettore dei cavalli e delle case dei morti, c'era una specie di passaggio segreto verso l'inferno. Girare con successo intorno al punto di svolta era quindi un'azione carica di significati che andavano dalla possibilità della deificazione alla promessa che la vittoria potesse condurre alla manomissione nel caso di aurighi schiavi. E gli aurighi più noti del circo massimo erano certo dei pop star della loro epoca, malgrado il servizio che loro dovevano prestare ai loro padroni. La cerimonia che li consacrava come vincitori finiva per apparentarli alla figura di Apollo, che conduce il carro del sole. E nonostante i possibili pericoli, questa inversione del prestigio sociale poi corrisponde al desiderio da parte della classe patrizia di fare il nauriga, no? Di sostituirsi a queste figure altrimenti marginali. Dato che la corsa avviene lungo la soglia che separa mortalità da immortalità, c'è da meravigliarsi se l'ippodromo diventò un motivo dominante sui sarcofagi romani, in particolare quelli dei bambini morti in tenera età. Incisa su questi sarcofagi vediamo rappresentata la tipica figura augustea della vita come una corsa verso la meta mortis, il punto di svolta della morte, trasformata in una scena esemplare a cui qualcuno rovina mentre altri corrono verso la corona, il premio dell'immortalità. E su molti di questi sepolcri troviamo anche l'iscrizione anche dell'età del defunto, per cui una letterale meta mortis in qualche modo. Terza istantanea, correre, non camminare. Il cristianesimo pensò di mettere fuori legge le corse dei carri per alzare ancora la posta. Riteneva l'idea greco-romana della vita umana come una corsa verso il punto di svolta troppo astratta, e così impose una scadenza, o meglio due, la morte dell'individuo e la fine della storia come morte collettiva. L'Apostolo Paolo rende molto esplicito il collegamento con il vivere rapidamente e la vita cristiana, come per esempio nella lettera degli Ebrei,
quando ritrae Cristo come il nostro prodromos, il predecessore, precursore, però nel senso della corsa, letteralmente, e ancora nella prima lettera ai Corinzi, dove invita i cristiani a unirsi in una corsa universale. Altrove Paolo associa Cristo all'idea di un punto di svolta, presso di cui chi corre deve tenere fisso lo sguardo, proprio come la scena dall'Iliade. E nelle lettere di Paolo sono frequentissime le esortazioni a indossare abiti atletici, ad allenarsi, fare esercizio, a mangiare una buona dieta, tutti suggerimenti per prepararsi contro, per l'agon contro il peccato, no? Cioè, per cui c'è un trasferimento diretto da tutto questo mondo della velocità dei carri. Se nella cultura greco-romana le manifestazioni di velocità mentale e fisica erano sempre coinvolte in una lotta contro valori alternativi, teoretici, come li ho descritti, i primi cristiani non ebbero dubbi a infrangere gli equilibri della tradizione classica, mettendo lo spudè, sia lo zelo o l'ardimento, al centro della loro scala dei valori e censurando ogni espressione della lentezza. Lo spudè al servizio della comunità cristiana è un dono divino che deve informare la vita intera dell'individuo. E questo è un servizio che deve essere infaticabile. Godspeed, la velocità di Dio, e goodspeed, la velocità giusta. E lo zelota è l'ideale buon cristiano. Ma essendo misericordioso, Dio autorizza, cioè può accettare anche che un cristiano sia lento durante la durata della vita, basta che ci sia uno sprint finale verso la meta mortis, no? Per la ottenere la salvezza. Non ci sono velocisti nell'inferno di Dante o sul monte del Purgatorio, ce ne sono esclusivamente tra i beati, invece punti di luce abbagliante che girano rapidissimi nell'impireo insieme ai cori angelici, ruote loro come le ruote di un orologio universale. Si potrebbe dire che il paradiso celeste è proprio il luogo della velocità, per definizione. Gli zeloti sono veloci e i santi, secondo questa stessa tradizione, lo sono ancora di più, ma le creature più veloci in assoluto sono le nove schiere di servitori, messaggeri che il cristianesimo aveva ereditato dall'ebraismo, dai serafini agli angeli. L'angelologia rappresenta il contributo più significativo che il cristianesimo abbia dato all'antropologia della velocità, in particolare per quanto riguarda quella porzione dell'angelologia rivolta a dare una soluzione esaustiva al problema filosofico della mobilità degli angeli, il loro modo di pensare e la loro capacità di comunicare. Cioè, quando la tradizione classica, per esempio, riconosceva la velocità di Hermes o parlava dell'onniscienza di Giove, cioè non si era sentita tenuta a dare una spiegazione, cioè su come queste divinità erano capaci delle loro prestazioni, cioè non c'è nessuna descrizione di tale. Il cristianesimo fece il contrario e in nessun luogo in modo più brillante che nel capolavoro di Tommaso d'Aquino, la Somma Teologica, dove tra le tante preoccupazioni di Tommaso c'è quella di spiegare come gli angeli costituiscano una sorta di rete di comunicazione istantanea che lega gli uomini a Dio. Per quanto riguarda per quanto riguarda la quidità dei corpi degli angeli, Tommaso afferma che gli angeli sono un tutto, cioè non sono fatti di parti, e che è un tutto che esiste separatamente dai corpi materiali. Sono dunque intelletti dotati della capacità di assumere forme corporee per assolvere il loro compito di messaggeri, e la parola agelos è la stessa, significa messaggero. La sola ragione per cui gli angeli si adattano a questo simulacro corporeo è la necessità di condiscendere alle nostre facoltà limitate. In realtà questi corpi sono fatti di aria, sono come delle nuvolette, no?
E questi simulacri possono imitare la parola umana, trasportare oggetti, fingere organi sensoriali, ma in nessun modo possono mangiare o accoppiarsi con i mortali. Tommaso è molto severo su questo punto. Dato che possiedono soltanto questa quantità virtuale, questa è la frase esatta, gli angeli non occupano lo spazio in una maniera misurabile almeno. E si tratta di semplici avatar, di servitori dai poteri finiti, che non possono trovarsi in più di un luogo in uno stesso momento, anche se noi umani abbiamo l'illusione che loro abbiano godino del dono dell'ubiquità. Non è così. Gli angeli si muovono senza attrito, spinti da puri atti della volontà, e quel movimento che è veloce come quello della luce e accade nel tempo, nello spazio e nel tempo. Non conosce separazione tra intenzione e azione. Pensiero e movimento sono la stessa cosa per loro. Ed è per questo che nella tarda antichità si attribuiscono le ali agli angeli, che non è una loro caratteristica nel momento della loro presenza iniziale nella tradizione biblica. In linea col ruolo di mediatori tra tempo e eternità, gli angeli sovrintendono le sfere celesti e traducono l'impulso singolare di Dio nella rotazione multidirezionale dei pianeti. Qualche volta prendono letteralmente la forma di ruote di fuoco alato, come in questo passo famoso evocato da Ezechiele degli Ofanin, che è l'obietto di una serie di tradizioni cabalistiche di meditazione. Sono anche capaci di fare da custodi per schiere di mortali, che sono in grado di proteggere simultaneamente, grazie alla straordinaria capacità delle loro facoltà mentali, servono e osservano con queste complessissime operazioni percettive e ragionano direttamente con i principi primi, ossia non hanno bisogno di capire il mondo esperienza per esperienza, fatto per fatto, riescono a capire intere aree di conoscenza di un colpo. Quarta istantanea, ingegno. Gli angeli della tradizione giudaico-cristiana non sono altro che manifestazioni metafisiche di una caratterizzazione consolidata dei messaggeri come esseri che, pur legati ai corpi, volano e che, pur soggetti al tempo, sono così veloci nei loro movimenti da creare l'illusione di essere presenti in molteplici luoghi allo stesso tempo. Nel loro caso, proprio come in questo, quello dei dei auriti delle antiche religioni, la rapidità produce una sorta di automultiplicazione virtuale o reale. Il rovescio di questa medaglia, di questo insieme di moto accelerato e automultiplicazione, è costituito da modalità di comunicazione compresse, comunicazione in forma acronimica, cifrata o emblematica. E non è quindi il caso che Hermes sia molto di più che non un mero protettore dei messaggeri. Hermes è il protettore di ogni sistema di messaggistica rapida, dai geroglifici di Ermete Trismegisto a un lavoro pioneristico per la moderna crittografia, come questo lavoro del 1707 di John Wilkins, Mercurio del segreto e rapidissimo messaggero che può insegnare a un uomo come comunicare con riservatezza e velocità i suoi pensieri a un amico a qualunque distanza. Sembra una descrizione di WhatsApp, no? Il progetto di Wilkins arriva al termine di uno sforzo secolare per fare breccia negli schemi della retorica classica, testimoniato da lavori di ispirazione barocca come Agudeza e arte d'ingegno di Gracian o il canocchiale aristotelico di Emanuele Tesauro del 1654, questo sforzo puntava a dotare l'umanità di strategie comunicative fondate sulla rapidità dei processi intellettivi che fossero messi in pratica verbale da quella agilità della mente che viene qui descritta come ingegno. Pur elaborato entro gli stessi confini della retorica classica, l'ingegno barocco, l'acutezza, attribuiva una importanza sproporzionata a un repertorio di effetti speciali, una volta considerati marginali.
Nella versione di Tesauro questo proponimento si cristallizza nella figura della metafora, che ricordo il cui significato greco è già trasporto. Tesauro descrive la metafora come parola pellegrina e velocemente significante un obietto per mezzo di un altro. Qui vediamo un'altra descrizione dove c'è questa enfasi sul volo, l'idea che una metafora ci fa volare, mentalmente volare. E tutto questo si inquadra in una teoria della comunicazione che ruota intorno ai fulmini, alle meteoriti, al fuoco ardente, tutto ciò che fa volare l'immaginazione. Da Aristotele a Quintiliano, invece, la velocità è rimasta sullo sfondo dei modelli di persuasione, confinata da una retorica intesa come qualcosa di molto più ampio di un semplice repertorio di tecniche verbali. Disciplina di natura normativa, la retorica intendeva regolamentare il ricorso agli argomenti in modo che l'efficacia persuasiva, cioè il grado zero, come diremo noi, fosse potenziata, ma senza che ne venisse messa in dubbio la sua fondatezza logica, soprattutto. Ed è così che si spiega il fatto che l'uso di artifici come il neologismo, per esempio, e tanti altri, è accettabile solo come ornamento, non come base del discorso. Tanto in forma orale che nella composizione scritta, la retorica era un sistema di contenimento, cercava di limitare la velocità, non di accelerare le forme di comunicazione. Ed è qui che emerge un divario fra la poetica barocca e la tradizione classica. E come questo lo constatiamo già guardando i titoli delle opere di Matteo Peregrini, per esempio la prima sua opera, Delle acutezze che altrimenti spiriti, vivezze e concetti volgarmente si appellano, il secondo I fonti dell'ingegno che vedete qui. E in ognuno di questi casi si riflette proprio sul come il funzionamento dell'ingegno ci apre a tutta una serie di operazioni che ci fanno esplorare i limiti dello straordinario nel settore della comunicazione. E Peregrini inizia anche riflettendo sulla difficoltà di teorizzare questa pratica comunicativa. In questa citazione leggete: l'ingegno non vuole pastoie, e gli è sostanziato di spiriti agilissimi, mobilissimi, e però semplici, sempre guizzanti, sfolazzanti, scintillanti. Non è egli però da lasciarsi, per così dire, condurre a mano i fonti, gli eccitanti, prima li hanno da servire per non rimanere mai in penuria, poi per avere pronte le mire maestre e per poter fondare la sua fabbrica su angoli e prospettive convenevoli, altrimenti la sua naturale agilità non vuole né carcere né legami, e si potrebbe temer il caso dell'usignolo che, posto in gabbia, miseramente ammutolisce. Mentre la retorica classica vincolava l'arte umana ai precetti della naturalezza comunicativa, Peregrini vuole soltanto che l'ingegno faccia tesoro del bagaglio di espedienti e ingegnosi per evitare il pericolo dell'esaurimento. È un lavoro che lui qui concepisce come una specie di fabbrica in movimento, nel senso preindustriale, no? Di bottega magari. E in questa bottega vengono manufatti delle creazioni artificiose per vincere i limiti del naturale, però senza disconoscere magari la presenza della tradizione, dei precedenti. I lavori di cui parla Peregrini sono componimenti fiammanti, lui li chiama, il cui successo si misura nel grado di sfaviolamento che sanno produrre, dall'effetto che il loro fantasmo eccitante produce nell'immaginazione del pubblico. E il caso, per esempio, diventa uno dei meccanismi più efficaci per generare questi effetti speciali. Cioè lui in questo passo parla dell'importanza della novità e degli incontri accidentali, cioè degli scontri tra parole, tra concetti, proprio come meccanismo che genera questo effetto di scintillante, no? Questo effetto di così brillante. E si tratta di tracciare, mappare in qualche modo, gli esseri umani tra i loro simili,
in questo passo qui dell'altro trattato parla di questa prestezza, questo ritrovamento, questo essere lontano dal comunale, citando San Tommaso, e soprattutto mettendo l'enfasi sull'effetto che deve avere questa operazione su il suo pubblico, che è l'ammirazione. Ammirazione intesa qui con la sua sfumatura latina di abbagliare, di paralizzare in qualche modo chi è davanti a queste operazioni fulminee. Allora passiamo all'ultima istantanea, The Trip. Ciò che ho cercato di sostenere qui in un modo abbastanza compresso è che sviluppando modelli di mobilità mentale in grado di colmare attivamente la distanza tra le cose lontane, la poetica barocca, la teoria della comunicazione barocca, produsse una sorta di software cognitivo per il hardware che poi avrebbe caratterizzato la rivoluzione industriale, con il movimento dei corpi, la compressione del tempo e dello spazio e l'accelerazione delle informazioni da cui siamo partiti. E basta ricordare alcune osservazioni che sono state fatte dalla semiotica già negli anni 60 sul rapporto, per esempio, tra il linguaggio emblematico del barocco e il linguaggio del marketing e della pubblicità, dei logo emerso nella seconda metà dell'Ottocento e poi che si sono maturati nel Novecento. Ma in questa istantanea conclusiva vorrei raccontare una breve storia, la storia di un interprete della prima era età industriale, proprio di quei fantasmi eccitanti di cui parlava Peregrini, di un precursore dell'uomo moltiplicato del futurismo. E l'eroe della nostra storia si chiama John Meaton Esquire, un gentleman sportivo britannico reso celebre dalle memorie della vita e della morte di John Meaton, pubblicato da un autore che usava lo pseudonimo Nimrod, è il primo grande scrittore sportivo, il primo giornalista sportivo, se volete. Stiamo parlando dell'inizio dell'Ottocento. Contraddistinto da un'etica dell'individualismo che al di là della manica veniva associata a Napoleone, Meaton visse nel segno del motto "Tis the pace that kills", al ritmo che uccide. E questo ritmo fu anche quello che rese eccezionale Meaton agli occhi dei suoi contemporanei. Se la velocità spinse personaggi come Thomas da Quincy a vivere intensamente, sempre più intensamente, Meaton visse i suoi 38 anni in modo così intenso da alimentare i sogni di intere generazioni di cultori dello sport, immortalate in vita da riviste contemporanee come la Sporting Magazine. Le sue imprese furono raccolte dopo la morte in una biografia che ebbe 28 edizioni in 20 anni, cioè per dire, un bestseller dell'inizio dell'Ottocento. La gara era la passione di Meaton, che per tutto il tempo in cui visse non passò praticamente un giorno senza mettere a pericolo la sua vita. L'incidente era per lui una droga, uno stimolo da cercare intenzionalmente, non meno importante delle 6 bottiglie di porto che il suo corpo era in grado di assumere ogni giorno. Cito qui da Nimrod: non ci fu mai costituzione più messa alla prova e torturata di quella di Meaton, perché chi se non alcuno di acciaio avrebbe potuto reggere agli shock a cui quel corpo veniva esposto ogni giorno? Soltanto la sua maniera di vestire avrebbe portato alla morte 900 uomini su 1000. Non portava mai altro che calze di seta leggerissime, con stivali e scarpe a loro volta così sottili che in inverno aveva i piedi raramente asciutti. I luoghi di frequentazione di Meaton erano i terreni paludosi dello Shropshire, non certo i viali della City. Però, anche se in realtà Meaton faceva parte della stessa razza di dandy che erano il suo contraltare urbano, cioè il personaggio fu più famoso di quest'epoca nel settore della moda, Bob Brummel, l'arbitro dell'eleganza londinese. E non diversamente da Brummel, Meaton gettò al vento in una manciata d'anni un patrimonio familiare accumulato nel corso di secoli.
Brummell consacrò le sue spese folli alla definizione della moda. Mitton trovava invece la scena d'elezione negli spazi aperti delle sue proprietà. E gli esiti di solito avevano la forma di svaghi, come questo che sto per ricordare, una scena che trasferisce l'amore di Brummell per i repentini cambiamenti della moda nella passione per i brividi e per le cadute. In sella si espose a pericoli inimmaginabili, non soltanto tentando di superare ostacoli di altezza impossibile, ma cadendo tante volte da cavallo quando era ubriaco, che era molto spesso. Questo sprezzo del pericolo era una sua caratteristica che non si accontentava di possedere in prima persona, voleva imporla anche agli amici. E quello che prosegue qui è una passeggiata, un giro in cui questo amico, che dimostra una particolare un particolare desiderio di proteggersi contro le avventure del suo amico Mitton, lui gli chiede: ti sei mai fatto male ribaltandoti col calesse? Grazie a Dio no, rispose il compagno di... E via, Mitton trova una scarpata e rovescia la carrozza. Mitton si buttava dalle carrozze in corsa, saltava i torrenti cavalcando a pelo, superava gli ostacoli sui mezzi a cavallo. Ma che cosa lo spingeva ad agire come se qualunque legge umana o divina fosse di poco valore? La risposta, secondo Nimrod, il suo biografo, è che Mitton si annoiava molto facilmente, aveva bisogno di stimolo, così tanto che nella ricerca del brivido e la sete di alcol continuarono ad accelerare nel tempo, fino a diventare in fondo la stessa cosa, con conseguenze prevedibili. Negli ultimi anni della sua vita, il demone che lo spingeva a inseguire una velocità divina si assoggettò a un dio ancora più potente, il brandy. E il brandy fu l'incidente fatale per Mitton, proprio come lo fu l'oppio per un altro amante della velocità prefuturista, precursore, Thomas De Quincey. Ho tenuto la storia di Mitton come conclusione qui, perché questa storia, per quanto è iperbolica, è una specie di mitologia che è stata costruita a questo straordinario personaggio, resta esemplare di una ampia gamma di racconti di formazione di soggetti moderni, di individui moderni. Oltre al ritratto dipinto da Nimrod di uno sportivo dandy degli albori della modernità industriale, questa galleria di devoti della velocità è popolata dagli stessi dromomaniaci che troviamo tra le pagine dei primi manuali di psichiatria, da avanguardisti le cui pupille tremano e vedono quadri impressionisti, per esempio, o infine dei ciclisti, piloti, aviatori, astronauti che popolano i libri per i ragazzi, per esempio, durante tutto il tardo 800, primo 900. E questo mi porta all'epilogo con cui vorrei concludere qui, perché questa storia di Mitton è indicativa, perché sebbene si sviluppi all'interno di questo schema che associa modernità industriale e accelerazione fisica, apre un orizzonte anche alternativo che prefigura il crescente scollamento tra decelerazione del corpo e accelerazione della mente, che avevo ipotizzato proprio all'inizio di questa lezione. I protagonisti di questa storia sono giramondo da poltrona, dotati di un'immaginazione che li fa viaggiare e volare. Il poeta Baudelaire, per esempio, capace di prendere parte a misteriose esperienze statiche trovate dai fondatori delle colonie, i pastori dei popoli, facendo un giro dell'isolato o magari ingoiando una pillola. Sono forme di viaggi nell'immaginazione, la cui preistoria è documentata in un libro recente di Bert Stiegler, Reisender Stillstand, il viaggiare fermo, ed è una preistoria radicata nelle idee premoderne sulla condizione di ispirazione. Ma per il mio scopo di oggi diciamo pure che conta poco se il viaggio in poltrona è indotto da un ausilio chimico
farmaceutico o se è intrecciato nel tessuto della vita quotidiana grazie a forme di iperstimolazione offerte dal telegrafo o dalla televisione o dalle reti di comunicazioni come l'internet. Comunque sia, è avvenuto un rovesciamento. Invece di un'umanità che si spinge alla conquista o alla scoperta del mondo, ciò che, di cui facciamo esperienza oggi è un mondo che corre sempre più veloce verso l'umanità nella forma di petabyte di dati composti da voci, messaggi, suoni, fonti di informazione e flussi di immagini, mentre una umanità sempre più sedentaria interagisce con questi flussi, questi fiumi di dati, e l'umanità stessa che diventa oggetto di conquista e di scoperta, non più l'opposto. Il rovesciamento appena descritto non significa che l'homo digitalis non sia più in movimento, lo è, anche se le velocità degli spostamenti hanno smesso di crescere. Significa invece che sta avvenendo una profonda riconfigurazione della locomozione e dell'esperienza localizzata, che si tratti di esperienza a casa, nelle strade, sul posto di lavoro o presso istituzioni culturali come il museo in cui siamo riuniti stasera. Il mondo analogico odierno si presenta avvolto da un alone di flussi di dati che si muove con noi mentre ci muoviamo. I 2 milioni di notizie postate online ogni giorno, le gallerie di fotografie che crescono da 3,2 miliardi di nuove immagini al giorno. Potrei andare avanti con le pagine di Wikipedia, eccetera, però il punto è sempre lo stesso, che mappare itinerari significativi all'interno di questo universo informatico in espansione continua, scovare gli aghi che hanno un valore negli infiniti pagliai dell'informazione, lavorare in maniera produttiva, creativa e cooperativa sotto l'inevitabile condizione di una sempre perpetua interconnettività, costruire identità e comunità come fossero brand commerciali. Tutto questo è diventato oggetto di industrie specializzate in forma di strumenti di produzione, applicazioni per la gestione dell'attenzione, il training del cervello, la costruzione di reputazioni, lo smantellamento di reputazioni. E nel settore culturale una reazione piuttosto diffusa a questi fenomeni sociali è stata la relegazione dell'universo di dati a un ruolo di semplice supporto, con la parallela o una parallela insistenza sull'idea del museo come un'alternativa alternativa riservata alla contemplazione, in contrasto con una sfera pubblica vittima di distrazioni perpetue, cioè uno spazio che privilegia, per esempio, predilegge modalità di attenzione lenta, complessa, multisensoriale, tendenzialmente solitaria, e soprattutto che prevede un'interazione fisica con un universo molto ristretto, limitato di oggetti. E questa, a mio avviso, è una strategia non solo allineata con una lunga tradizione di museologia moderna, direi anche modernista, in cui molti di noi, me compreso, continuano a credere, almeno in gran parte. Ma come la pandemia ci ha dimostrato con forza, si tratta di una strategia che non sa dare una risposta piena, adeguata al modo in cui il museo può interagire con la cultura contemporanea, soprattutto perché i dati e i media non sono esterni rispetto alla cultura, sono la roba stessa, la cultura, cioè la materia stessa della cultura oggi, il nostro marmo, la nostra argilla, ci piaccia o meno, la fibra della cultura e della nostra storia, non una specie di escrescenza o di presenza parassitaria. E però i dati non hanno significato in sé o per sé, anzi, per rendere i dati significativi occorre collezionarli, inserirli in un'architettura, sottoporli a operazioni di curatella, a dare a loro forma, e quando aprono orizzonti che trascendono le possibilità cognitive degli esseri umani, che operazioni che sappiano tradurli in oggetti di esperienza,
oggetti creativamente e artisticamente interconnessi o messi in dialogo con quegli oggetti analogici dell'esperienza che documentano la storia dell'umanità. Ed era questo il compito che ci siamo dati con la collaborazione con il Madre nel progetto Museo Futuro, cioè di esplorare dei nuovi territori in forma di nuove stanze, ciascuna costruita intorno a oggetti conservati nella collezione permanente del museo, ciascuna che ci sfida e ci invita a definire delle strategie insieme curatoriali ma anche cognitive, concettuali e spaziali, legate al luogo e anche che vivono online, microscopiche e telescopiche, per animare la grande cassaforte che contiene il tesoro della nostra memoria culturale, secondo un ritmo, uno spirito e un linguaggio adatti alla vita contemporanea. Grazie.